Buonasera a tutti, è con grande piacere e con grande gioia che accogliamo a Palazzo Chigi il primo ministro Li Keqiang e gli diamo il benvenuto di cuore in Italia per la prima volta in modo ufficiale come primo ministro. Ci siamo visti 4 mesi fa a Pechino. E adesso abbiamo l'occasione di rincontrarci. Per me è particolarmente piacevole perché dimostra la stretta correlazione e amicizia tra i nostri due paesi. Del resto, siamo nel decimo anniversario del partenariato strategico tra Italia e Cina e quindi festeggiamo questo compleanno, questi primi 10 anni, con un grande e ambizioso progetto di cooperazione e di partnership. La Cina è per l'Italia il secondo partner commerciale extraeuropeo dopo gli Stati Uniti. Nel 2013 l'interscambio si è attestato a 32,9 miliardi di euro e nei primi 6 mesi del 2014 l'export è cresciuto dell'8,3%. Ma possiamo fare di più. D'altro canto, in questo momento è molto forte l'attenzione degli investitori cinesi nel nostro paese e ne siamo ben felici, caro Primo Ministro. Questo è esattamente la sala dove si è firmato qualche settimana fa un accordo importante da oltre 2 miliardi di dollari tra State Grid of China e una delle nostre società. E è molto importante che la seconda riunione del Business Forum Italia-Cina, in formato consiglio direttivo alla quale interverremo insieme, produca proprio in queste ore la firma di 20 intese istituzionali e commerciali con un valore degli accordi che supera gli 8 miliardi di euro. Noi firmiamo stasera accordi per un valore totale di 8 miliardi di euro. Ringrazio infine il primo ministro Li Keqiang per la straordinaria partecipazione della Cina all'Expo di Milano 2015. Non solo economia, dunque, cultura, turismo con la facilitazione dei visti, investimenti nel campo in cui siamo due superpotenze, che è il campo della cultura e che ci ha sempre visto collaborare insieme in una ragione di amicizia e di partnership che non importa far risalire a Marco Polo, ma che segna una unicità in Europa tra l'Italia e la Cina. Il primo ministro Li Keqiang ha incontrato anche il Presidente della Repubblica, con il quale ha condiviso valutazioni sui temi della politica estera e avremo modo di rivederci stasera a cena. Giovedì, nel corso di un appuntamento più ampio che è quello dell'ASEM, e all'interno di incontri bilaterali che continueremo a fare perché ne sono certo la partnership tra Cina e Italia ha visto dei grandi progressi. Ma possiamo fare ancora di più e io sono certo che lo faremo.